Eccoci, dai, direi cominciamo così direi siamo già un buon numero, quindi cominciamo. Poi eventualmente se qualcuno si aggiunge avrà anche modo di avere di vedere la registrazione. Dunque, due parole veloci sul jailbreak, che appunto magari qualcuno di voi non conosce, è la prima volta che partecipa. Siamo arrivati al numero 40, quindi in realtà è già un bel po' che andiamo avanti, che facciamo questo evento 2 volte al mese, al mercoledì mattina, appunto dalle 9 alle 10 a questo link. Lo spirito, come vedete, è quello di un momento molto informale, nel senso che il link è aperto a tutti, non richiede registrazioni varie, quindi insomma lo scopo nostro non è quello di raccogliere dati da parte di utenti, da stalkerizzare poi a posteriori, ma è quello di fornire uno spazio dove si possa parlare, condividere insomma, sia esperienze, tecnologie o cose di questo tipo, ovviamente nel settore che è di nostro interesse da un lato e competenza dall'altro, insomma, quindi parliamo di cose che in parte almeno conosciamo. È un format molto aperto, vi dicevo, quindi ci sarà una prima presentazione, in questo caso da parte mia, ma poi già la prossima volta non ci sarà una persona di Citerma, ci sarà un ospite esterno, questo lo dico anche per, appunto, se ci sono dei nuovi, per invitare chiunque a proporci proprie idee, presentazioni varie, volentieri, insomma, inseriamo tutti nel calendario dei jailbreak. E poi dopo la presentazione spazio a considerazioni veramente molto libere, che siano domande o che siano anche proprie valutazioni sul tema in oggetto. Quindi questo è, vedo che avete, grazie mille, tutti i microfoni spenti, però ecco, nell'informalità della cosa sta anche il fatto che se volete, se ci sono delle domande anche durante la presentazione, non è un problema, insomma, interrompete, alzate la mano oppure accendete il microfono, la camera e si riesce a intervenire. Vedo che qualcuno dice che si sente a sprazzi. Mi dispiace, cerco di. Non so se dipende dal microfono. Aspettate, che ce l'ho sulla webcam. Provo a stare più vicino. Intanto vi condivido lo schermo con la presentazione. Eccola qua. Dunque, oggi appunto parliamo di rilievo LiDAR in foreste fitte, che è un tema un po', cioè foreste fitte, ovviamente quello di cui parleremo si adatta anche alle foreste meno fitte, poi il concetto di fitte è piuttosto opinabile, insomma, però in generale qual è il punto? Il punto è capire, mi interessava evidenziare quello che è, ripeto, un parere e una serie di esperienze fatte, non tanto un dogma assoluto, ma quanto il leader possa aiutare o non aiutare, quali siano pro e contro in quel campo di applicazione, che è quello forestale, che è un campo di applicazione abbastanza, come dire, specifico, nel senso che chi fa rilievi di quel tipo lì lavora in quel settore, no? Quindi che è quello dell'analisi, del calcolo delle biomasse o cose di questo tipo. Tenete presente, ad esempio, che il LIDAR, ora io durante la presentazione citerò in parte alcuni strumenti hardware e software, che sono quelli che noi poi abbiamo, ma ve lo dico esplicitamente, ovviamente tutto questo è applicabile anche ad altri strumenti hardware e software. Non c'è niente, nulla di quello che dirò è prerogativa soltanto della parte di LiDAR Italia, diciamo così. Però faccio questa premessa perché quando noi abbiamo iniziato a ragionare
della nostra partnership con Green Valley International, che è l'azienda californiana che ci fornisce hardware e software, era emerso proprio questo, che i loro prodotti, LiDAR da drone in particolare, ma no, scusate, da drone e da terra, quindi da zaino all'epoca, erano nati proprio per questo tipo di applicazioni. Ora è chiaro che loro sono in un altro posto, in un altro paese, e le esigenze sono un po' diverse. In ambito nazionale, italiano, non è che abbiamo così tante. Loro parlavano in particolare delle esigenze provenienti da terre tipo Canada e Brasile, dove il rilievo delle foreste, l'utilizzo delle foreste anche per l'approvvigionamento di legname, cose di questo tipo, è evidentemente molto, molto importante, una parte centrale dell'economia di quei paesi. Però, insomma, quindi questo per dire che il LiDAR nasce da lì, e almeno di questa azienda, ma insomma, e quella è una di quelle applicazioni dove si vede in maniera evidente il vantaggio e direi quasi in questo momento la necessità di utilizzare una strumentazione LiDAR. Lo dico per mettere l'accento sull'applicazione forestale, ma anche per evidenziare come invece in tanti altri contesti non è detto che il LiDAR sia sempre solo e comunque la panacea di tutti i mali, la soluzione ad ogni tipo di problema, perché non, spesso non, cioè spesso, qualche volta non è così. Quindi cerchiamo di capire in particolare quali sono i veri valori aggiunti di questa tecnologia attraverso questo caso applicativo, che a mio parere evidenzia bene qual è almeno uno dei valori aggiunti. Scusate qua. Allora, brevemente, la tecnica LiDAR, io credo che conosciate perché ultimamente insomma se ne sta facendo un gran parlare, però molto brevemente è una tecnica attiva, quindi pensiamo anche al laser scanner terrestre, parte il raggio che va a colpire l'oggetto del rilievo, quale che sia, il raggio torna indietro e in questo modo misura la distanza, nota la posizione da cui è emesso il raggio, riesco a individuare le coordinate del punto oggetto. Ora, questo molto semplicemente, dopodiché ci sono una serie di questioni. La prima è quella del multieco, ed è una di quelle su cui mi soffermerò molto oggi, quindi la possibilità, quindi quando ho detto questo raggio parte, colpisce l'oggetto e torna indietro, ho in parte semplificato, perché non è sempre così. Qualche volta colpisce l'oggetto e torna indietro, qualche volta in parte colpisce l'oggetto, in parte prosegue. E allora può capitare che io abbia più di un ritorno, appunto, sullo stesso raggio emesso. Questo è un dato per nulla banale, da un lato, e molto ricco, molto utile. Poi, vi dicevo prima, laser scanner terrestre, già ampiamente più noto e più utilizzato e da tempo oramai in uso con n.000 tipi di strumenti diversi. Il principio, diciamo, dell'emissione del raggio della tecnica attiva è lo stesso. Qua però parliamo di strumenti in movimento. Parleremo oggi di strumenti in movimento da terra o da UAV, da drone. Quindi questo introduce un ulteriore parametro, che è quello del fatto di quanto e come, con che precisione è nota la posizione da cui il raggio viene emesso. Perché pure questo è evidentemente un parametro che impatta poi sulla precisione del risultato finale, che è la nuvola di punti. Allora, in ambito, questo da un punto di vista del leader, in ambito forestale, cosa ci interessa sapere? Quali sono, diciamo, gli obiettivi che abbiamo per un rilievo in ambito forestale? Ci interessa raggiungere il terreno, ci interessa modellare ciò che sta sopra il terreno e modellare, ho provato a esprimerlo in quei quattro punti che vedete: posizionare e quantificare le piante, diametro del tronco, volume della chioma, altezza della pianta. Quindi, insomma, in qualche modo identificare in maniera più o meno automatica
una serie di caratteristiche geometriche, diametro del tronco, volume, altezza delle piante, oltre a posizionarle e quantificarle, sapere dove sono e quante sono, e poi estrarre DTM, DSM, CHM. Questi sono, direi, tre obiettivi che abbiamo quando facciamo un rilievo forestale. In particolare, però, il primo, cioè raggiungere il terreno, e qui voglio ampliare un po' a partire dal caso applicativo che vi dicevo all'inizio, molto settoriale, voglio però ampliare un po', raggiungere il terreno è un'esigenza che, se facciamo un rilievo LIDAR da drone, in particolare, in aree dove c'è della vegetazione, è un obiettivo che abbiamo pressoché sempre, sia che a noi interessi valutare ciò che c'è scritto, ad esempio, al punto 2, quindi facciamo un rilievo con quello scopo, ma anche se invece ci interessasse soltanto fare un rilievo per, che ne so, modellazione di un versante. Quindi tutto ciò che sta sopra potrebbe anche non interessarci, ma il terreno, poi la classificazione del ground è un passaggio, direi, obbligato. Io, in tutte le elaborazioni che mi sono trovato a fare, su 100 elaborazioni, credo che il terreno io lo abbia classificato in 98-99. Ecco, diciamo, non mi immagino un'applicazione in cui non debba io classificare il terreno. Quindi, punto 1 è di interesse anche per casi applicativi diversi da quello molto verticale che abbiamo citato. Gli altri due, invece, sono molto specifici su questo. Quali sono gli strumenti? Appunto, qua, come vi dicevo prima, gli strumenti sono, questi sono due esempi, però insomma sono due classi di strumenti, da UAV in un caso e da zaino nell'altro. Il secondo, appunto, vi dicevo, nasce proprio con questo obiettivo, e in particolare proprio con l'obiettivo di aiutare i rilievi nelle foreste fitte. Cioè, quando la Green Valley di turno, ma anche altre aziende, si sono trovate a tirare fuori uno strumento che facesse un rilievo in una foresta brasiliana molto molto fitta. È chiaro che adesso poi vedremo, il multi-eco aiuta, è chiaro che il sensore con una grande portata aiuta, fare più passate aiuta, però insomma qualche buco a terra rimaneva, perché alcune foreste sono quasi proprio come dei muri, dei tetti, diciamo, no? Impediscono di arrivare in fondo. E quindi il backpack nasce con quell'ottica lì, cioè laddove non riesco a raggiungere il terreno e quindi poi fare tutte le analisi successive che abbiamo visto alla slide precedente con un rilievo da UAV, allora solo dove non riesco è necessario integrare con qualcosa a terra. Dico solo dove non riesco, perché ovviamente quello che è preferibile da un punto di vista della produttività è il primo strumento, no? È quello che ci consente di rilevare in maniera molto più rapida, aree vaste, eccetera, eccetera. Capita spesso che invece la parte sotto qualche volta sia da integrare. Quindi questi sono gli strumenti. Questa immagine è semplicemente per farvi vedere un caso di un rilievo che poi adesso, di cui poi ci sarà qualche slide con alcuni risultati, quindi vi rendete conto com'è l'area. Questa è un'area vicino Vienna, in cui c'è da un lato, sulla destra, un prato e invece dall'altro una foresta, devo dire, abbastanza fitta, che abbiamo rilevato soltanto dall'alto. E poi invece da terra, questo è un altro esempio, sempre vicino a quell'immagine che avete visto prima, siamo sempre in zona vicino Vienna. Qui vedete la foresta, beh, è un po' meno fitta, però insomma gli alberi sono molto alti e quindi un po' di ostruzione la pongono comunque, perché le foglie, ecco, ci sono due tipi, no, di ostruzione. Da un lato, magari uno spessore minore ma molto fitto. Dall'altro, come in questo caso, uno spessore maggiore. Le foglie sono meno fitte, lo vedete anche come immagine. Ora, vabbè, quella di prima era presa dall'alto, quindi ci si rende meno conto, però sono proprio tipi di alberi diversi, però fanno anche molto spessore. Quindi il raggio ha magari meno ostruzione al primo impatto, però poi tale ostruzione dura di più nel suo percorso.
Un breve cenno a quali sono le accortezze da avere in un caso e nell'altro. Parto da questa, vedete che lì l'ho messo proprio come appunto, partire da fuori bosco. Allora, tutti i rilievi LIDAR, che siano da drone o da terra, necessitano di in qualche modo inizializzare il rilievo, cioè non tanto il rilievo, ma inizializzare i sensori e in particolare l'inerziale. Ora, qua in questo sensore voi vedete. Vabbè, le due lanterne e qua sopra in alto c'è l'antenna GNSS che mi sento di dire per rilievi in ambito forestale è necessaria, o meglio, può anche, cioè, si può fare anche senza, però questo impatta moltissimo sui tempi del rilievo, sulla qualità. Adesso vediamo di fare un cenno a questa questione, però a mio parere è molto molto importante perché irrigidisce il rilievo. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste tecnologie, come probabilmente alcuni di voi hanno già visto, perché ora, no, anche qui non parliamo di una roba che è uscita un mese fa, si basano su tecnologia SLAM. Tecnologia SLAM cosa vuol dire? Vuol dire che io mi muovo nell'ambiente, che sia outdoor o indoor, e devo ripassare su punti su cui sono già passato. Quindi di fatto fare dei percorsi chiusi. Questo perché? Perché lo strumento appunto continua a scansionare in tempo reale, man mano che va avanti, quando torna su un punto sul quale è già passato, dovrebbe, dico dovrebbe perché dipende, insomma, non sempre è così, dipende anche un po' dalle condizioni al contorno, riconoscere che lì ci è già passato perché riconosce delle caratteristiche comuni nella nuvola di punti, cioè vede delle forme che riesce a sovrapporre. Ora, nasce tipicamente per il rilievo di interni. Negli interni è un po' più semplice perché ho delle pareti, ho delle, che ne so, dei mobili sulla parete, cioè ho delle forme molto chiare, molto ben definite, ho degli angoli che aiutano appunto lo strumento e quindi l'algoritmo SLAM in particolare a sovrapporre le due scansioni che ho fatto magari in questo momento, e poi tra un minuto passo, faccio un giro, passo in un'altra stanza e ritorno dove ero prima, il minuto dopo. Allora lui riconosce e di fatto cosa fa? Mette a posto la traiettoria. Questo aiutato anche dall'inerziale e in interno basta. In esterno aiutato anche dal GNSS, ovviamente. Perché dico che in questo ambito secondo me è, non so se dire necessario, però molto importante. Ma intanto perché poiché si può usare, siamo in esterno, beh, usiamolo. E poi perché qua, appunto, le forme da riconoscere sono un po' più complicate. Cioè, vedete questa foto? Ho un sacco di alberi, la cui forma però, insomma, essendo alberi, essendo tutti anche dello stesso tipo, non è che siano così diverse l'una dall'altra, non è così banale per lui, cioè è possibile che l'algoritmo SLAM in qualche punto non riesca in automatico a riconoscere le forme comuni e quindi sovrapporre le due nuvole di punti e quindi correggere la traiettoria. Allora, in questo senso il GNSS aiuta molto. Affinché però aiuti molto, è importante partire da fuori bosco. Cosa vuol dire? Vuol dire partire in una posizione in cui il GNSS funzioni bene. E questo mi rendo conto introduce anche un vincolo, perché non è che sia sempre possibile partire da fuori bosco. Se è un bosco di n mila ettari, beh, insomma, non è che uno può fare mezz'ora a piedi per partire e poi dopo arrivare sul punto. Quindi non è sempre possibile. Quando possibile, però, è una cosa che credo nei test che abbiamo fatto è una cosa essenziale. GNSS lì. E non solo partire da fuori bosco, ma se possibile ogni tanto uscire. Qui in questo caso, ad esempio, era possibile. Vedete in basso a destra, che dove si vede un po' più chiaro, lì c'è una strada. Quindi già era sufficiente partire da fuori bosco, cominciare a fare un percorso, magari 10 minuti, con l'accortezza di fare percorsi chiusi, quindi un cerchio, poi magari degli anelli interni a questo cerchio. Poi dopo 10 minuti esco. Il GNSS riprende un po' delle condizioni per lui ottimali,
Quindi mi irrigidisce ulteriormente la traiettoria e poi rientro nel bosco. Queste sono le modalità che abbiamo individuato per far sì che il risultato fosse solido, fosse affidabile. Cosa vuol dire solido e affidabile? Vuol dire che al termine dell'elaborazione SLAM io tiro fuori una nuvola di punti. Perché il vantaggio di questa roba cos'è? È che mi muovo e in 20 minuti, mezz'ora, faccio parecchio rilievo. Se devo correggere poi a mano, allora perdo il vantaggio. A parte che diventa complessissimo, nel senso che io non ho delle nuvole di punti come ho da laser scanner, quindi delle singole nuvole di punti, so dove ho posizionato lo strumento e quindi so fare la registrazione eventualmente anche manuale, se non riesco in modalità cloud-to-cloud, tra due nuvole. Qua è una nuvola continua, è una scansione se senza soluzione di continuità, quindi sarebbe veramente diciamo complicato, mi viene da dire impossibile rimettere a posto. E quindi che il risultato venga bene vuol dire tirare fuori una nuvola di punti già allineata, solida, consistente al suo interno. Poi dopo da lì in poi ci si fa tutte le elaborazioni successive. Vado avanti perché parliamo di lidar in questo caso. Allora, il lidar, quindi il raggio laser ha la forma che vedete nella figura. Ora, a parte questo è un aereo, non è un drone, ma in principio è evidentemente lo stesso, e la Terra comunque è uguale, nel senso che la forma del raggio è quella lì. Quindi a Terra non mi arriva, noi abbiamo l'idea del raggio come un punto rosso che parte, va e torna indietro. In realtà non è così, cioè parte un punto, ma poi c'è una certa divergenza. Quindi quello che arriva sull'oggetto non è un punto senza dimensioni, ma è qualcosa che ha una dimensione, più o meno grande, però ha una dimensione. Ora, la divergenza del raggio, anche per i laser scanner terrestri, è un parametro, a mio parere, da guardare nelle specifiche tecniche quando si decide se acquistare uno strumento o l'altro, perché beh, intanto ci aiuta a capire quanto rumore avrò nella misura. Un raggio che diverge molto fa sì che l'impronta sull'oggetto sia molto ampia, e quindi quando ad esempio prendo uno spigolo, succede che il raggio su parte della parete, pensiamo a un edificio, su parte della parete rimbalza e torna indietro, mentre siccome c'è lo spigolo, sull'altra parte prosegue. Questo nel caso di un edificio, ad esempio, genera del rumore, genera quegli, come chiamarli ora, quei baffi, diciamo così, no? Sulla nuvola di punti che vanno poi ripuliti. Quindi tendenzialmente come si dice, la divergenza del raggio è un indicatore di quanto riusciamo ad essere puliti o meno nella nostra nuvola di punti. Detto questo, però, in questo caso volevo evidenziarla perché proprio questa divergenza ci aiuta in parte. Il fatto che non sia monodimensionale, ma abbia una qualche dimensione, e tale dimensione peraltro aumenta all'aumentare della distanza tra il punto di emissione e l'oggetto, è esattamente una delle caratteristiche che ci aiuta perché abilita il multiritorno. Cosa succede? Lo vediamo in questa e nella successiva. Il raggio parte e se ho appunto vegetazione, spesso la vegetazione, scusate, viene, come dire, penetrata dal raggio. Qua abbiamo l'intensità del ritorno che vedete è molto più alta qui in basso dove c'è il terreno, perché a questo punto, quando il raggio raggiunge il terreno, quale che sia la porzione del raggio che raggiunge il terreno, poi dopo torna indietro. Più di lì ovviamente non va. Però anche prima, anche a quote diverse, ho un po' di ritorno. Ho un po' di ritorno. Perché cosa accade? Accade che il raggio che appunto arriva con una certa dimensione, quindi un circoletto, non un punto, colpisce la prima foglia. In parte ritorna, in parte prosegue, colpisce la seconda, in parte ritorna, in parte prosegue, fino ad arrivare al terreno, quando ci arriva, non è detto che ci arrivi sempre. Chiaro che se noi lì avessimo un edificio, quando il raggio arriva al tetto,
boh, rimbalza e torna indietro, non prosegue nulla. Quindi, quanto più la foresta è fitta, fa la differenza. Però c'è questa possibilità. Qui lo vediamo in un'altra slide. Quindi, primo eco, vedete il raggio qui è molto enfatizzata, diciamo, la dimensione del raggio, però per rendere l'idea, il primo eco torna indietro, ma una porzione, che è questa piccolina che vedete tra il primo e il secondo, prosegue. Dopodiché c'è un secondo eco e un'ulteriore porzione, ancora più piccola, prosegue, e poi c'è un terzo eco. Quindi, strumenti di questo tipo quindi questo è un parametro da considerare, il fatto che il LIDAR consenta di registrare un ritorno, due ritorni, tre ritorni, n ritorni, ci aiuta soprattutto in casi come questo. Vediamoli questi ritorni a questo punto su una nuvola di punti. Questo è un esempio, non è quella che vi ho fatto vedere prima, di cui vi ho fatto vedere la foto, adesso poi c'è anche quell'altro. Questo è un esempio, però secondo me interessante perché vedete che l'eco 1 raggiunge già molto il terreno. Vedete che il bianco, cioè il terreno, io lo riconosco molto bene nella sezione. La parte sopra è l'area e ho fatto una sezione, sotto vediamo la sezione. Lo vedo molto bene. Quindi già il punto, l'eco 1 per una foresta che non è fittissima mi aiuta. L'eco 2. Vedete che ha molto meno sugli alberi, quindi l'eco 2 comincia ad aiutarmi anche a distinguere tra terreno e vegetazione, ha meno sugli alberi. L'eco 3 qua quasi non c'è. Perché ve l'ho fatto? C'è qualche puntino verde. Perché ve l'ho fatto vedere? Ve l'ho fatto vedere perché poi ci sono sensori appunto che vanno un ritorno, tre ritorni. 5 ritorni, 6 ritorni, anche noi ne abbiamo di ogni tipo. Per la mia esperienza, soprattutto qui da noi abbiamo fatto rilievi, ora prima c'era quell'esempio in zona Vienna, però insomma in ambito nazionale i tre ritorni sono un dato già molto 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 importante, molto ricco, molto ricco. Diciamo, zone in cui sia necessario andare più a fondo ancora. Devo dire che ne abbiamo trovate poche, e questa è una considerazione. La seconda considerazione è questa: qualora ci fossero, e nel caso nostro qualche volta è capitato, delle zone in cui la foresta è talmente fitta per cui anche l'eco 3 non riesce ad arrivare in fondo, quindi ho qualche difficoltà a ricostruire il terreno, c'è l'altra possibilità, è quella di fare più passate. Chiaro che fare più passate vuol dire magari ecco con direzioni diverse, vuol dire prendere la stessa zona con un'angolazione del raggio differente e quindi dove non è passato, dove non è, diciamo, dove non ha attraversato la prima passata, è possibile che attraversi la seconda passata. Ora, chiaro che questo non si può portare all'infinito perché per fare 20 ettari non è che posso permettermi di fare 5 voli, 20 ettari devo risolverli con un volo e quindi con un volo, con i tre ritorni. Tendenzialmente la soluzione la si porta a casa, però può capitare casi più complessi. Allora, queste sono le considerazioni che facevo. Scusami, una Non ho domanda. fino ad ora citato la fotogrammetria, la cito soltanto adesso, però tutto il discorso fatto fino ad ora mi porta proprio naturalmente a fare un confronto. Allora, qui vedete sulla sinistra. L'immagine, questo è un promontorio qua in Liguria, e vedete a destra le due sezioni fatte sopra con fotogrammetria e sotto con LIDAR. E vedete la differenza abbastanza Tiziano, evidente, cioè sotto questa era veramente molto fitta, tra l'altro, ecco, al di là degli alberi c'era moltissimo sottobosco. Però vedete la differenza, insomma, sotto io un modello digitale del terreno lo tiro fuori, sopra no. Quindi questo non lo dico per denigrare la fotogrammetria, lo dico per, nuovamente, come dicevo all'inizio, per evidenziare il vantaggio del LIDAR rispetto alla fotogrammetria. Cioè il LIDAR in un caso come questo
molto senso. Ha molto senso, anzi, a mio parere è obbligato. A meno che uno non voglia farsi un rilievo tradizionale a piedi, però dipende dalle dimensioni. Non è detto che sia sempre così, cioè quando non ho vegetazione e quando, ad esempio, mi aspetto precisioni un po' più spinte, ma io forse invece continuo a preferire la fotogrammetria. Perché il LIDAR, e faccio un breve parentesi rispetto a quello che vi dicevo all'inizio, il LIDAR da UAV o da terra, comunque insomma si tratta di uno strumento intanto molto piccolo, la cui precisione sulla misura della distanza è dell'ordine di pochi centimetri. E poi ho il fatto che mi sto muovendo, quindi c'è anche la precisione del punto di presa. Quindi insomma, non posso aspettarmi di scendere tanto sotto i 10 centimetri con il LIDAR. Con la fotogrammetria invece sì, dipende, poi lì sapete meglio di me, insomma, chi fa fotogrammetria dipende dal tipo di camera, dipende da quanto sono vicino all'oggetto, dipende dalla sovrapposizione, dipende da una serie di parametri, però è possibile spingersi ben oltre. Con LIDAR un po' meno, cioè, anzi, con LIDAR direi di no. Quindi bisogna sapere un po' capire qual è il caso per usare uno strumento, una tecnologia o l'altra. Quando ho vegetazione e mi serve il terreno, io credo che non ci sia scelta. E le precisioni mi devo far andare bene quelle del leader, perché altrimenti non raggiungo il terreno. Questo è un po' il senso. Scusate, vedevo, sentivo, perché prima vi ho detto ditemi, ma... No, Valerio che alzava la mano, sì, perché io vedendo il mio monitor, sorry. Tiziano, mi senti? Sì, Valerio, dimmi tutto. mi senti, Tiziano? Sei sempre muto. Il mio audio è attivato. Ok, ma non sento proprio. Ho tutto acceso, ma non sento. Tiziano, mi senti? Fatto che stia parlando anche Alessandro e io continuo a non sentire, mi fa pensare che sia io a questo punto. No, però prima il test funzionava. Ho sentito. E ti chiedo se mi puoi scrivere la domanda. Scusa, poi dopo cerco di risolvere. Ok. Quindi chiedo anche agli altri se avete domande di scrivermele. Io guardate, faccio così. Mi tengo. Mi tengo aperta. Intanto vado avanti, appena vedo che mi scrivi, mi interrompo. No, no, ho visto Alessandro, ma credo che ora riprovo. Perché il terreno viene individuato al terzo ritorno, ma dal secondo? Perché quando il secondo arriva. Allora, torno a questa immagine. Qui, ad esempio, abbiamo il primo, rimbalza una parte prosegue, il secondo rimbalza una parte prosegue. Ma non è detto che sia sempre così. Cioè, quando ho un primo ritorno, dopodiché c'è una porzione del raggio che prosegue e questa porzione del raggio incontra il terreno, a quel punto mi fermo al secondo ritorno.
cioè rimbalza, torna, tocca il terreno, scusate il termine rimbalza ovviamente un po', però insomma torno indietro e basta, a quel punto lì non c'è più un terzo ritorno. C'è solo il terzo ritorno, così come il quarto, il quinto, il sesto, in caso di sensori che li supportino, c'è solo se dopo il secondo una porzione prosegue ancora. Quando abbiamo appunto una strada, lì c'è solo il primo, perché il raggio arriva, colpisce la strada, torna indietro e finisce lì. Quando in ambiente urbano vedrete che il secondo e il terzo non ci sono praticamente, tranne particolari, giusto, spigoli, però quando colpisco il tetto di una casa, il raggio torna indietro. Quindi, infatti tu dici, non viene individuato dal terzo ritorno, ovvero l'ultimo, ma dal secondo. Perché in quel caso lì l'ultimo è il secondo, dipende da quale è l'ultimo. Identificazione del ground. Questo è il ground identificato con un rilievo, è quello in blu ovviamente, con un rilievo fatto da drone con un sensore a tre ritorni, con un sensore a tre ritorni e dell'immagine che avete visto prima, quella dall'alto. Quindi qua c'è il prato. Questi che vedete sono dei cavi elettrici e vedete come il ground, devo dire, è riconosciuto molto molto bene. Ovviamente vi ho fatto vedere questo caso perché era uno di quelli su cui abbiamo avuto la maggiore soddisfazione. Non vi nascondo che ci sono dei casi dove invece non è così. Però il risultato è stato molto buono. In realtà, sempre per non nascondere niente, adesso alla slide successiva vi faccio vedere la densità di punti. Beh, la densità di punti cambia tanto, ma tanto tanto, nel senso che qua sotto le nuvole bianche sono quelle con tutti i ritorni. No, scusate, sono quelle con tutti i punti. E lì abbiamo, ora si legge poco, comunque abbiamo circa 500 punti sulla destra dove c'è il prato, sulla sinistra dove c'è il prato, 514, sulla destra ce n'è 584 nella zona più boscata, quindi l'ordine di grandezza dei punti per metro quadro è quello. Lì abbiamo fatto due passate volando a circa 80 metri, forse qualcosa di più. Sì, direi di sì, qualcosa di più, ma 100 metri. Due passate, nel senso che abbiamo fatto un piano di volo con strisciate parallele in una direzione e poi un altro con strisciate parallele nella direzione ortogonale. Questo è l'ordine di grandezza dei punti che abbiamo tirato fuori. Quando invece andiamo sopra dove c'è la nuvola classificata come ground, quindi quello è soltanto il ground, e beh, i punti sono molti di meno, cioè sono nell'ordine di 1, 2, 3, 4, 5, dipende, insomma, a metro quadro. Però insomma, già 2, 3 punti a metro quadro ci consente di fare un DTM, perché poi i DTM che dobbiamo generare sono spesso dell'ordine di grandezza scusate, ora una risoluzione di 50 centimetri, 20 centimetri, qualcosa di questo tipo. Difficilmente, almeno non è mai capitato di dover fare dei DTM a un centimetro, men che meno in un contesto come questo, cioè quando devo modellare un versante, a parte che non avrebbe senso perché è una risoluzione così spinta, perché appunto anche la precisione del sensore poi non è quella che vi dicevo prima, quindi non ha molto senso andare a quelle risoluzioni, ma poi diventano intanto dei file ingestibili, insomma, non, il DTM, il modello, il raster, diciamo, modello digitale, oltre più spinto dei 20 centimetri, devo dire, a me non è mai capitato, in contesti come questo. È chiaro che se faccio un rilievo di un altro tipo, beh, mi serve una nuvola, prima ancora del modello raster, molto più spinta, però in questo caso è ampiamente sopportabile, diciamo così, però vedete quant'è la differenza, cioè quanti sono i punti che si fermano su e quanti sono i punti che arrivano giù. Qua non è soltanto quello, la differenza non è dovuta soltanto a quello, è dovuta anche al fatto che poi dopo di mezzo c'è l'algoritmo di classificazione del terreno, che è un processo esclusivamente software,
che non solo considera il primo, secondo, terzo ritorno, ma considera anche una serie di altri parametri, almeno questo nel nostro software, che sono il tipo di forma, quindi cerca di riconoscere il terreno anche aiutandosi con altre considerazioni, quindi eliminando cambi di pendenza improvvisi, cose di questo tipo. Per cui ulteriormente i punti classificati come terreno vengono filtrati, però insomma vi dà questa un'idea di quanto nelle foreste si ferma su e quanto prosegue giù. Tutto quanto detto era per quanto riguarda la classificazione del terreno. L'ultima parte, poi mi taccio perché sono già andato un po' lungo, è la generazione del CHM, del Canopy 8 Model, che vedete raffigurato lì. Cioè noi siamo abituati a parlare di DSM, DTM. Il CHM in un contesto come questo è la differenza tra i due, cioè mi interessa il modello della superficie che prende quindi tutto, terreno e tutto ciò che sta sotto, il modello del terreno e abbiamo visto fino ad ora come arrivarci, ma mi interessa poi fare la differenza e estrarre soltanto ciò che sta sopra il terreno per poter fare l'analisi successiva. Vabbè, questa lascio stare perché appunto sono un po' lungo. Quindi risultati DSM, DTM e CHM, quindi soltanto CHM che vedete a destra in azzurro è tutto ciò che è zero, diciamo così, in quel modello, e mentre in blu più scuro ci sono tutte le piante. Questo è uno dei passi per cominciare. Per fare l'analisi della segmentazione delle piante, che è, direi, il risultato finale per chi fa rilievi in ambito forestale LIDAR proprio per l'applicazione forestale. Quindi parte dal terreno, modello del terreno che è quello. Qui sopra vedete il modello invece 3D completo, quindi terreno più piante. La segmentazione ci consente di arrivare a questo risultato qua, cioè fare sì che venga attribuito un ID ad ogni pianta, quindi vengano segmentate, vengono suddivise, quindi vengano di fatto create delle nuvolette piccole di punti, una per ogni pianta. Quindi ognuna di quelle nuvole che hanno un colore diverso, in realtà questa è una nuvola unica in cui è assegnato un ID, però poi possono essere estratte singole nuvole. Ognuna delle nuvole, vi dicevo, che ha un colore diverso, appunto ha un ID che è associato a quella pianta, quindi ci sarà la pianta 1, di cui verranno riconosciute tanto le coordinate di un punto medio, in qualche modo, e poi le caratteristiche geometriche. Questo cosa mi serve? Mi serve per poter poi fare delle selezioni, per poter estrarre, per poter individuare, per poter capire in quale area c'è, che ne so, un agglomerato di piante più grandi, più piccole. Quindi, ad esempio, puoi filtrare, qua vi ho fatto un esempio, no? Per altezza dell'albero. Allora, io qua ho tutti sulla mappa ho tutti gli alberi della zona, in grigio ho ciò che non è classificato come pianta, e decido di filtrare tutte quelle che vanno da 2 metri e 187, che è il valore minimo, a 12 metri. E a questo punto io ottengo, vedete, filtro via tutto ciò che non è e mi evidenzio soltanto quelle che sono più piccole, di fatto gli alberi più bassi di 12 metri o più alti di 12 metri o più, che ne so, che abbiano un volume della chioma più alto di questo, anche per pianificare eventuali tagli, manutenzioni, attività di questo tipo, è lo strumento che si utilizza principalmente. Quindi questo è il risultato finale del rilievo LIDAR in ambito forestale. Chiudo con le conclusioni che non metto nei geobreak di solito, proprio perché appunto chiedo a voi, ecco, questa è un po' la mia esperienza. Se ci sono da parte vostra domande varie, ahimè, scrivetemele, mi spiace per questo problema, ma ho fatto il test, ora riprovo perché ho spento e ho rilanciato, ora riprovo a modificare. Massimo, vuoi condividere lo schermo?
me l'aveva perso. Provate, se avete domande. Se ce ne sono, o anche non domande, ma considerazioni vostre. La segmentazione delle piante l'ho fatta col software nostro che è Lidar 360. Sì, ovviamente io tutto il processo, essendo di fatto la mia esperienza, l'ho fatta con l'IRV da drone, col backpack da zaino, col backpack quello con GPS doppia lanterna e poi Lidar 360 che ha il modulo proprio. Modulo Forestry, proprio perché vi dicevo è molto verticale come applicazione, non è detto che a tutti serva fare arrivare alla segmentazione delle piante, però quel modulo lì consente di arrivare a quei risultati. Tiziano, mi senti? Sento, sì. Ok, Sì, era. ciao, ciao a tutti. Una domanda invece, nella vostra esperienza, quando abbiamo la presenza di vegetazione che spesso da noi accade, parlo della Liguria, di queste zone, molto fitta ma bassa. Quindi parlo di agglomerati tipo di rovi, di vegetazione proprio incolta, infestanti, può essere il caso, non so, dei bordi d'alveo di un fiume, zone alluvionali, ecco, dove abbiamo questi agglomerati molto grossi di rovi, di piante molto fitte ma basse. Avete avuto Guarda, questo riscontri in questo caso? è un esempio molto calzante di quello che dici. Cioè, qua siamo, non so, probabilmente, non so se questo dataset ti è anche capitato di vederlo, nel senso che è un lavoro fatto con Paolo. Qua, cioè, è esattamente così. Cioè, c'è Ok. moltissimo sottobosco, c'è cioè rovi, sporcizia, diciamo così, no? C'è cioè un bosco Sì. sporco. Molto diverso da questo qua, ecco, molto Certo, diverso. sì. Sì. Vabbè, ma è proprio diverso anche il tipo di vegetazione, però qua, una volta che passi la vegetazione, arrivi al terreno senza problemi. Qua, no, qua c'era veramente una quantità di rovi, di sporcizie varie, però ci si è arrivati. Devo dire che qua abbiamo fatto tanti passaggi, eh. Tra l'altro, un particolare, io ho fatto tutta questa presentazione sul multi-eco 1, 2, 3, eccetera. Questo rilievo è stato fatto con un solo ritorno, però facendo tantissimi passaggi e cercando di, ecco, vedete, questo potrebbe essere un'altra considerazione interessante. Vedete, questa è una sezione. Noi siamo, questo pezzo piano è quello che vedete qui in alto, è un campo da tennis, un next campo da tennis, qualcosa del genere. Dopodiché la sezione, vedete, e qua arriviamo al mare. Come abbiamo fatto? Come avevamo una lanterna rotante, quindi una delle soluzioni che abbiamo dovuto mettere in piedi è quella di fare dei rilievi da sopra, poi però fare un po' di rilievi anche a fianco alla scogliera in modo che il raggio laser riuscisse a entrare in maniera obliqua. In quel modo lì ha passato un po' più facilmente la prima vegetazione e quindi è riuscito ad arrivare ai rovi e quindi poi modellare il terreno. Aggiungo un particolare che in casi come quelli è necessario avere un software che lato software riesca a mod appunto modellare il terreno, cioè non è soltanto una questione di dato, di raggio laser, ma è anche una questione di algoritmo che mi consente poi di modellare il terreno, che di fatto è quello che con pochi punti sul terreno riesce a ricostruirne l'andamento, cioè riesce a unire i puntini in qualche modo, no? A unire anche zone dove ho pochi punti sul terreno, quindi ad arricchire la parte ground anche con un po' di post processing. Quindi diciamo la combinazione, se avessi solo fotogrammetria non ce la farei comunque, anche con un software molto performante da questo punto di vista, però la combinazione LIDAR più un software che abbia un buon algoritmo di classificazione del ground, in quei casi lì ci ha consentito di arrivare al risultato.
Il Quindi lino sugli scusa. specchi d'acqua, rispondo alla domanda di Pietro in chat, no, non si comporta, nel senso che almeno questi lidar, in quel caso lì, appunto, vanno sul mare, hai un po' di rumore, un po' di sporcizia, c'è cioè qualche punto sull'acqua, tipicamente dove l'acqua magari è un po' più increspata, dove l'acqua picchiava sugli scogli, ma poi altrimenti hai buco. Come se fosse, diciamo, raggio non torna e quindi va all'infinito e poi si perde. Quindi questo tipo di lidar, ma direi tendenzialmente tutti in questo momento si comportano così. Sì, dico ahimè, ma in realtà dipende dai casi, nel senso che caso come quello che vi ho fatto vedere, ma altri esempi, abbiamo fatto rilievi, non so, vicino a dighe. Beh, almeno il lago, lo specchio d'acqua del lago, che non è l'oggetto del rilievo, ovviamente, era già tolto. Ecco, sì. Però, insomma, sì, si comporta in quel modo. Tiziana, io avevo una domanda più, diciamo, prettamente commerciale. Qualora avessi bisogno di informazioni sul backpack e software che hai utilizzato per la segmentazione delle piante, perché dovremmo fare a breve un lavoro simile, posso rivolgermi direttamente Sì, io qua adesso poi vi lascio, ma a parte per queste cose, ma in generale anche se chi vuole discutere poi di queste cose, qua c'è la mia mail, qua c'è il canale Telegram, dei Geobreak con cui, vabbè, questo è semplicemente per avere notizie dei prossimi e un po' di altre, ogni tanto mettiamo qualche notizia così di novità da parte nostra, però sì, usa quella mail e va benissimo. E va benissimo. Perfetto, grazie. Figurati. Torno qua che c'è nella fase di elaborazione del DM non tenere conto dei segnali ritornati cronologico sopra. Sì, si tiene conto anche dell'intensità del segnale, certo. Se noi visualizziamo la nuvola per intensità, anche solo che visivamente ci rendiamo conto della differenza tra un tipo di superficie o un'altra. Questo vale anche quando si deve classificare, ad esempio, gli edifici. Per cui, certo, ma infatti, quando parlavo prima dell'algoritmo di classificazione del terreno, che è lato software, è un algoritmo che tiene conto non soltanto del primo, secondo e terzo ritorno, anche perché l'avete vista l'immagine, se tenesse conto soltanto di questo parametro, eh beh, sarebbe complicato per lui in maniera asettica distinguere tra terreno e albero in questo caso. Tiene conto di una serie di altri parametri che sono il tipo di forma, ma sono anche, ad esempio, l'intensità, certo. L'intensità aiuta molto, aiuta molto. Poi ora, tra terreno e piante è un po' diversa, però ci sono alcuni casi, appunto, in ambito urbano dove si vede proprio a occhio. Ma in maniera molto evidente, insomma, un tetto di lamiera fa molto la differenza rispetto al terreno. E quindi certo, sì, l'intensità è un parametro non trascurabile. Se ci sono altre domande, ditemi pure. Io nel frattempo vi cito l'ultima cosa importante dell'ultima slide, che è il lancio del successivo Geobreak. Parleremo, come è nostra, diciamo, tradizione, poi spesso alterniamo un po' gli argomenti. Qua parleremo di QGIS, delle versioni di QGIS, come orientarsi tra le diverse versioni, cosa installare e perché installarlo. Sarà il 2 marzo, ore 9, stesso link, e questa volta appunto ci sarà un ospite che è Salvatore Fiandaca, che è esperto molto di queste cose. E che ci parlerà di questo. Versioni long time, insomma, LTR, versioni, ultima versione di sviluppo. Questo è un tema, vabbè, è un altro di quei settori su cui noi lavoriamo molto, l'ambito GIS, e quindi questo sarà il prossimo Geobreak, 2 marzo ore 9. Se non ci sono altre domande, a questo punto interrompo la condivisione.
E niente, vi ringrazio molto per la partecipazione, devo dire, insomma, sono contento, c'era abbastanza numerosa e qualsiasi ulteriore informazione avete la mia mail lì, quindi sentiamoci oppure se anche tramite il sito Digiter. Adesso c'è la pagina, abbiamo messo una pagina dedicata al Geobreak sul sito Digiter, così avete tutto lì, avete i canali YouTube dei pregressi e troverete anche, quando poi lo mettiamo, troverete anche il successivo, e questo, insomma. Ok? Dai, in tempo per le 10. Grazie a tutti Grazie. e buona giornata. Ciao. Ciao, 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 Ciao. ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, Ciao a tutti. grazie di tutto. Ciao, ciao, Stefano. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. The meeting has ended. Thank you.